In diretta. Adesso che per ora non vedo. Comunque c'è la scritta in alto, in rosso, in diretta c'è scritto. Quindi comincio, arriva adesso, 3, 3, 4, posso andare? Ah, va bene, allora comincio. Ok, ciao. Cari amici, buonasera, bentrovati per questa quarta puntata del nostro discorso sui grandi iniziati del nostro tempo, che è un libro che ho scrissi qualche anno fa. Abbiamo già parlato di Swedenborg, di Lorberg e abbiamo parlato l'ultima volta di Allan Kardec, che è il codificatore dello spiritismo. Questa volta parleremo di un pezzo da 90, veramente, al quale sono molto legata e alla quale è legata anche, possiamo dire, molta parte del lavoro che facciamo oggi nel campo della ricerca psichica. Questo personaggio si chiama Elena Petrovna Blavatsky ed è la fondatrice del movimento teosofico. Anche a lei ho dedicato un libro intero, l'ho studiata molto, Elena Petrovna Blavatsky, Edizioni Mediterranee. È un libro che racconta la storia di questo straordinario personaggio che è vissuto nell'Ottocento, dal 1831 al 91, è vissuto a 60 anni. E se possiamo dire, senz'altro, almeno a mio parere, che tutto quello che oggi facciamo nel campo della ricerca psichica, anche delle filosofie orientali, meditazione, yoga, se si parla liberamente di karma e reincarnazione, se si parla di potenzialità interiori dell'uomo, lo dobbiamo in grande parte a lei perché è stata lei la prima che ne ha parlato in maniera ordinata e qualificata. È stato un personaggio, dal punto di vista del biografo, come mi sono posta io nei suoi confronti, di un interesse estremo. Personaggio bizzarro, molto strano, con contatti straordinari con questi grandi maestri che le hanno trasmesso tutte le conoscenze che poi lei ha trasfuso nel movimento teosofico. Personaggio dotato di grandissimi poteri psichici, di cui ci parlano anche le cronache familiari, come poi vedremo, che ebbe una vita veramente insolita, soprattutto per una donna vissuta nell'Ottocento. Un personaggio anche ironico da tanti punti di vista, come vedremo. E lei nacque nel 1831 a Ekaterinoslav, che è una piccola città della Russia meridionale, oggi Ucraina. Ed era figlia di una famiglia di origine tedesca, lei si chiamava Elena Hahn. Il cognome tedesco, la sua famiglia era tedesca ma trasferita da molto tempo in Russia ed era imparentata con tutta la nobiltà zarista, quindi è nata in una posizione di privilegio da tanti punti di vista. Nacque in una notte particolare, cioè fra il 30 e il 31 di luglio del 31, e secondo le tradizioni locali chi nasce in quella notte è destinato a un destino particolare, chiamato un destino particolare, come poi nel suo caso fu veramente vero. Successe poi anche che durante il suo battesimo il prese fuoco con attraverso delle candele tutto l'apparato, per cui il vecchio Pope, lei era ortodossa naturalmente, che la battezzava si ustionò, e questo fu ritenuto un segno di vita difficile, complicata, con molte complicazioni e difficoltà. E anche questo si avverò assolutamente. Lei era il papà, era un militare, era un colonnello. Lei e la sorella, aveva una sorella di nome Vera, persero molto presto la mamma, per cui furono allevate dalle nutrici e dagli attendenti del padre, dai cosacchi del padre. Quindi ebbe un'educazione molto particolare, andava a cavallo come un cosacco. Era molto bizzarra, fra l'altro, di carattere, descritta molto bene dai contemporanei e anche dai familiari come un personaggio bizzarro, molto capricciosa, spesso ammalata, lunatica. Era sonnambula, fra l'altro, e di notte la vedevano che andava in giro per la casa parlando con personaggi che soltanto lei vedeva e sentiva. Però era profondamente buona, generosa, intelligentissima e dotata di poteri psichici molto particolari, come vedremo. Ebbe appunto questa educazione insolita e, con le nutrici, fece sì questa educazione strana e il suo carattere bizzarro e difficile fece sì che lei a 17 anni appena si sposò per ripicca col generale Blavatsky, che di anni ne aveva 70. E questo fu prima una cosa molto ironica della sua vita, perché la nutrice, la governante, le aveva detto che col brutto carattere che aveva, neppure quel brutto vecchio del generale Blavatsky avrebbe voluto sposarla. Non l'avesse detto mai, lei si mise di impegno,
che poi non era bellissima, ma era anche un tipo piacevole, diceva, aveva dei bellissimi occhi azzurri, uno sguardo magnetico, era molto intelligente, molto capace, quindi comunque a 17 anni fece crollare il generale Blavatsky, e quale la chiese in sposa e si sposarono dopo pochissimo tempo, cosa della quale lei si pentì immediatamente, tant'è vero che si recò col marito naturalmente nella dimora coniugale, e questa è un'espressione che lei poi scrisse in una lettera che, ripeto, senza dargli mai occasione di considerarla sua moglie, dopo pochissimo tempo saltò a cavallo e scappò e tornò a casa presso la sua famiglia, perché non gradiva evidentemente la vita coniugale, soprattutto con questo generale che era, di lui non si sa molto poco. Importante per lei era essere sposata, cioè avere un cognome prestigioso, come era oltre a quel suo familiare, anche quello del generale Blavatsky, che è un personaggio molto noto, perché come donna sposata poteva godere di maggiori libertà, mentre come nubile no. Siamo diciamo nella prima metà, intorno al 1850, le donne allora non avevano libertà di nessun genere, e lei invece come donna sposata e poi soprattutto dotata di un temperamento molto molto forte, molto particolare, quindi si liberò del marito e tornò a casa. Però nel timore di essere riportata al marito, cominciò una lunga serie di viaggi, sui quali non abbiamo molte notizie, la prima serie di viaggi che lei compì. Sappiamo che andò, ai primi tempi viaggiò con una zia, perché era giovanissima, aveva 17 anni, e poi cominciò a viaggiare da sola, recandosi in luoghi impervi ancora oggi, difficili, poi già possiamo immaginare alla metà dell'Ottocento che cos'era. Cioè andò in Egitto, che è il luogo più facile, diciamo, ma poi andò in India, in Nepal, sull'Himalaya, andò su queste zone veramente difficili. Non si sa molto di questo, si sa però che andando in queste zone orientali, un po' disperse, un po' lontane, lei incontrò quelli che poi chiamò i maestri di saggezza, che le diedero un'iniziazione che lei poi trasferì in quello che fu il movimento teosofico. Lei, faccio un passo indietro, fin da bambina aveva delle visioni di un maestro, di un personaggio che la guidava. Lei, da quando aveva memoria, diceva sempre di essere guidata da questo anziano signore vestito all'orientale, che le stava vicino e che l'aiutava e la consigliava. Andando nell'Himalaya, andando in queste zone, lo incontrò, incontrò lui e incontrò altri maestri, non entità spirituali, ma maestri viventi, personaggi viventi. In base alla dottrina orientale delle reincarnazioni, si tratterebbe di personaggi che hanno già compiuto, questi maestri, che hanno già compiuto tutta la loro evoluzione e che potrebbero non incarnarsi più, ma che lo fanno per essere di beneficio all'umanità. Si parla appunto di questi maestri, due in particolare, il maestro Moria, MM, e il maestro Kot Umi, KOH, KH, che furono poi anche i maestri di Assagioli e di altri personaggi, ma questo è un discorso più lungo che possiamo fare. Il movimento teosofico è legato a un'infinità di persone, di eventi, di situazioni. E quindi lei compie questo primo giro di viaggi, che siete fuori anni, e di cui non si sa appunto moltissimo, lei poi li ha raccontati e queste cose le siamo venuti a sapere successivamente. Dopo questa serie di viaggi, passato anche il pericolo di essere riportata al marito, lei ritornò a casa e trascorse a casa 5 anni. In questi anni che lei trascorse a casa sua, diede prova delle sue notevolissime capacità psichiche, non posso dire medianiche. Lei asserì sempre, lei era interessata alla medianità, era anche l'epoca della grande medianità, la metà dell'Ottocento, 60, 70, ma lei disse sempre che i fenomeni che produceva lei erano sue proprietà psichiche, non avvenivano attraverso entità. Quindi lei aveva contatti telepatici con maestri viventi che la istruirono, poi anche la incontrarono, e doti psichiche nel corso delle quali lei, grazie alle quali lei poteva compiere esperimenti che consistevano in battiti contro i muri, contro i mobili, battiti che avevano un significato e che davano delle lezioni, davano addirittura delle ricette in latino per malattie. E spostamenti di oggetti, apparizioni di oggetti, cose che lei attribuiva essenzialmente a se stessa. Su questi fenomeni che lei produceva, io ho potuto consultare le cronache familiari scritte dalla sorella Vera e da una zia,
ed erano cronache non per essere pubblicate, infatti sono state pubblicate moltissimi anni dopo la morte di tutte queste persone, sono stati ritrovati, quindi quaderni scritti a mano, proprio per ricordare a livello familiare quello che avveniva. E lei, per allontanare anche i parenti che assistevano dal sospetto di dubbio, consentiva a produrre i suoi fenomeni anche legata, mani e piedi, sdraiata su un divano. E i battiti avvenivano lo stesso, gli oggetti si materializzavano lo stesso, arrivavano ugualmente queste ricette, questi messaggi, questi consigli. Quindi lei trascorre 5 anni relativamente tranquilli a casa, nella sua cittadina, nell'odierna Ucraina. E poi, obbedendo all'ordine di un maestro, lei disse un ordine telepatico, lei lascia la Russia e per molto tempo non ci tornerà più e si trasferisce a Parigi in casa di un cugino Khan, in attesa di ordini, diciamo così, dai suoi maestri. Ordini che a un certo punto arrivano e che le suggeriscano di trasferirsi a New York, dove avrebbe potuto trovare la persona che l'avrebbe aiutata nella realizzazione della sua missione. Ora, questo ordine, questo consiglio, chiamiamo così, ricevuto da un maestro, quindi un consiglio di questo tipo, a quello che è chiamato il Kela, cioè il suo discepolo, lei il Kela, termine indiano, termine sanscrito, ha un'unica autorità agli occhi di chi lo riceve, che se non lo esaudirà lui, se non compirà lui questo compito non sarà fatto da nessun altro, quindi resterà un consiglio e una cosa utile inevasa, perché i Kela, i discepoli di questi grandi maestri, sono lasciati completamente liberi, non sono delle marionette nelle mani, sono lasciati liberi di agire secondo quello come si sentano e secondo la loro volontà e le loro capacità. Lei era e fu rimase sempre fedele fino alla morte ai suoi maestri. E quindi a un certo punto si imbarcò su una nave e partì per gli Stati Uniti. Qua successero tante cose, per esempio a dimostrazione della sua capacità di generosità. Quando si imbarcò, lei aveva un biglietto di prima classe naturalmente. Poi sulla banchina, prima di imbarcarsi, vede una povera donna con 2 bambini piccoli, che piangeva perché le avevano rubato la borsa con i biglietti dei viaggi e tutti i soldi che aveva. E lei andava a raggiungere il marito che le aveva mandato i soldi per raggiungerla, che lavorava negli Stati Uniti. E allora lei non aveva tanti soldi per comprare altri biglietti per loro, vendette il suo biglietto di prima classe e comprò tanti biglietti di terza classe. Quindi lei fece il viaggio in terza classe insieme a questa donna e ai suoi bambini, quindi un personaggio molto molto generoso. Devo dire che prima, mi sono dimenticata anche un episodio curioso della sua vita, lei prima di andare a Parigi visse anche in Europa, venne anche in Italia, fu in Italia ed era, per dire che tipo di personaggio era, combatté con Garibaldi, combatté, si vestiva con la camicia rossa, combatté con Garibaldi per la libertà dell'Italia, l'unione dell'Italia e fu ferita a Mentana. Quindi di questo si ricorda, di questa sua partecipazione alla battaglia di Mbappé, attiva, non soltanto teorica, attiva perché combatté, fu ferita di spada a Mentana, dovette essere curata, eccetera. Poi si trasferì a Parigi per dire il personaggio che era, generoso, oblativo, bizzarro, spontaneo e così. Comunque torniamo al nostro viaggio a New York, lei arriva a New York anche lì per dimostrare il personaggio. Le venivano mandati da casa molti soldi, molti denari perché lei potesse vivere. Arriva a New York, i denari non sono arrivati nella banca, quindi lei per un po' di tempo deve lavorare in un negozio di fiorista per mantenersi. Poi finalmente arrivano i soldi, quindi prende casa e comincia a organizzarsi, a conoscere persone, a frequentare persone. Ed è lì che incontra il personaggio che i suoi maestri le avevano preannunciato, cioè il colonnello Olcott, Anthony Steele Olcott. Olcott era un personaggio, aveva più o meno la sua stessa età, un anno solo di meno, era un militare, avvocato, agronomo, persona integerrima, tant'è vero che durante la guerra di secessione era stato incaricato di controllare che non ci fossero truffe, imbrogli nelle forniture militari, quindi godeva di una grandissima stima e si conoscono in una strana situazione. Sappiamo che in America questo era, a New York in particolare, abbiamo visto l'altra volta, era il periodo della grande medianità, proprio a New York, vicino a New York, era stato avvenuto quel famoso episodio delle sorelle Fox, le quali
avevano ideato il sistema dei colpi perché c'era stato quel famoso caso del venditore ambulante ucciso e sepolto nella casa dove loro abitavano e che attraverso i colpi aveva segnalato questo assassino. Quindi era esplosa lì la passione per le sedute medianiche, tanti medium si erano rivelati. E Madame Blavatsky era interessatissima a queste cose, diceva che i suoi fenomeni non erano di quel tipo, ma era molto interessata. E Olcott, dal canto suo, era molto interessato perché come giornalista ne scriveva per un importante giornale di New York. E si trovano a casa di questi medium, erano due fratelli che vivevano in campagna, una famiglia molto modesta, adesso in questo momento non ricordo come si chiamavano, ma poco importa, addirittura sembra che nelle loro sedute si materializzassero intere entità di fantasmi, quindi era di grandissimo interesse e quindi si conoscono lì. Lei era ancora vestita con la camicia rossa del Garibaldino, quindi quelle descrizioni di Olcott di come si erano conosciuti, la descrivono appunto con questa camicia rossa. E la loro conoscenza, Olcott poi ha scritto un libro che io ho consultato per fare il mio, che si chiama Old Diary Leaf, cioè Antiche pagine di diario. Lui ha descritto in questi volumi poco per tutto quello che lui ha vissuto in anni e anni e anni di vita con Madame Blavatsky. E il loro inizio, adesso se lo trovo, se no ve lo dico a memoria, lui disse: il nostro incontro fu prosaico all'inizio perché io le dissi, adesso vado a memoria perché non so se lo trovo, le dissi offrendole del fuoco per la sua sigaretta, le dissi: Madame, posso offrirle questo fuoco per la sigaretta? Ecco, disse per fumare. La nostra conoscenza cominciò col fumo e da questo ne derivò un incendio che ancora non si è. E non si è smorzato. Fecero amicizia, si rividero a New York dopo il periodo delle sedute, trovarono di avere molti interessi in comuni. Il grande merito del colonnello Olcott era di essere un uomo di grandissima praticità, sapeva cavarsela in tutti i modi, un uomo molto intelligente, colto, interessato anche ai problemi occulti e quindi l'amicizia fra loro non faticò ad avviarsi. Addirittura per un certo periodo vissero nello stesso palazzo, uno a un piano e uno a un altro, vivendo quasi insieme. Lui precisò sempre che nessuno di loro due aveva mai avuto la sensazione che l'altro fosse di un sesso diverso, erano amici e basta, non ci sono dubbi assolutamente su questo. Però lui si convinse dei fenomeni che lei produceva, perché assistette a moltissime cose. E fu messo da lei in contatto anche con i maestri di saggezza, quindi ricevette anche lui dei messaggi da loro e si convinse della loro esistenza e si convinse anche di avere un compito da fare, di dover aiutare questa donna a realizzare il compito che era previsto per lei. Intorno a loro cominciò a riunirsi un gruppo di personaggi ugualmente interessati a queste cose, tutti personaggi di alto livello, avvocati, giornalisti, legali, medici. Loro dicevano anche ecclesiastici di larghe vedute, cioè ecclesiastici non bigotti, ecclesiastici aperti, queste cose. Per cui facendo questi incontri, a un certo punto venne l'idea di creare una società che si dedicasse a questi temi. All'epoca non esisteva niente del genere, la prima in assoluto come società che si dedicasse appunto alle filosofie orientali, che si dedicasse alle potenzialità interiori, che si dedicasse alla ricerca, insomma, dell'occultismo inteso nel senso migliore del termine. Tutti furono d'accordo, fu creata la società che fu chiamata Società Teosofica, Teosofia è un nome molto antico che significa scienza divina. E i principi della Società Teosofica, fondati nel 1875, sono ancora gli stessi e sono ancora di una estrema attualità. Pensate che sono di 150 anni fa. Ecco qua, io cito qualche cosa da questo, da loro, chiamiamolo così, dal loro statuto. E credo che vada letto per capire cos'è la società teosofica, che tuttora esiste in tutto il mondo e anche in Italia, ed è la madre di tutte le altre società che sono nate dopo e delle quali oggi ci occupiamo. La società teosofica è priva di qualsiasi spirito settario e si compone di persone che cercano la verità, che tentano di servire la vita spirituale dell'umanità e che perciò si sforzano di arrestare il materialismo e di far rivivere la tendenza religiosa.
Questo fu un contributo molto importante. Era un'epoca materialista che vide anche nascere il marxismo e la società teosofica si oppose moltissimo a una rinascita della spiritualità e a una rinnovata attenzione all'interiorità. I suoi scopi sono, fate attenzione perché questi sono fondamentali e non ancora del tutto realizzati, formare un nucleo della fratellanza universale dell'umanità, senza distinzione di razza, credo, sesso, casta o colore. E questo, se detto nel 1875, 150 anni fa quasi, è una cosa fondamentale. Non ci siamo ancora arrivati adesso, però la società teosofica invece si propone questo, di creare un nucleo della fratellanza universale, siamo tutti fratelli, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dal colore, dal credo, eccetera. Punto numero due, sono tre i punti fondamentali. Numero due. Incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze, allo scopo fondamentalmente per quello che riguarda le religioni, di far vedere che il nucleo fondamentale di tutte le religioni è lo stesso, sul quale poi si sono sovrapposti elementi locali, elementi tradizionali e così via, ma i principi di base sono gli stessi. E poi l'ultimo punto, il terzo, da quale poi è derivato tutto quello che si fa oggi in campo della parapsicologia e della ricerca psichica. Investigare le leggi inesplorate della natura e i poteri latenti dell'uomo. Questi sono i poteri paranormali che ancora oggi stiamo studiando. Quindi lei fu la prima a porre l'accento su questo. Lei ne possedeva tanti e quindi aveva un interesse anche personale a indagare fino in fondo queste tematiche. Ancora, leggo ancora un brano perché vale la pena. La società teosofica è l'ancella della sapienza divina e ha per motto: non vi è religione più alta della verità, quindi grande oggettività. La teosofia è quell'insieme di verità che formano la base di tutte le religioni e che non possono essere arrogate come proprietà esclusiva da nessuna. Presenta una filosofia che rende la vita intellegibile e dimostra la giustizia e l'amore che ne dirigono l'evoluzione. Mette la morte al posto che le spetta, cioè come un incidente ricorrente in una vita senza fine, che dischiude le porte a una più completa e radiosa esistenza. I membri della società teosofica studiano queste verità e i teosofi cercano di viverle. Chiunque sia volenteroso di studiarle, di praticare la tolleranza, mirare in alto e lavorare con perseveranza, è ben accetto come socio. Da lui dipende di diventare un vero teosofo. E molte altre cose sono scritte in questa sorta di statuto, di regola che loro scrissero, però queste sono le cose fondamentali. Quindi i tre principi, fratellanza universale indipendentemente dalla razza, eccetera, eccetera, studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze e studio dei poteri latenti dell'uomo e grandissima tolleranza. Vedremo poi come si esplica anche questa grande tolleranza. Di questa società il colonnello Olcott divenne presidente e Madame Blavatsky segretaria corrispondente. Madame Blavatsky e Olcott rimasero ancora a New York 3 anni e questo tempo fu dedicato alla stesura di un libro che Madame Blavatsky riteneva necessario per divulgare questi concetti e che si chiamò Iside svelata, un libro che fu scritto in modo assolutamente insolito. E con l'aiuto dei maestri. Lei non sarebbe stata in grado di scrivere di tutto. Questo libro è zeppo di notizie anche sulla scienza, le filosofie, le religioni, che lei non aveva questo tipo di cultura. E invece lei scrive di tutto questo. E Olcott, che fu presente molte volte alla stesura, disse come lei praticamente lo abbia scritto automaticamente, con scrittura automatica, ispirata dai suoi maestri. Leggo ancora dal diario di Olcott. Era una cosa curiosa e indimenticabile vederla lavorare. Di solito noi ci collocavamo alle due estremità di una grande tavola e io potevo seguire tutti i suoi movimenti. La sua penna volava sulla pagina, poi all'improvviso lei si fermava, guardava in aria con la fissità vaga dei chiaroveggenti e sembrava leggere qualcosa di invisibile davanti a sé o si metteva a copiarlo. Finita la citazione, i suoi occhi riprendevano la loro espressione abituale e lei ricominciava a scrivere normalmente finché la cosa non si ripeteva. I libri di Madame Blavatsky sono zeppi di citazioni, prettate da libri che lei non possedeva, che non erano lì, e che, a quanto sembra, i maestri le facevano passare davanti, libri che poi sono stati, per esempio, trovati
nella Biblioteca Vaticana, in luoghi certamente per lei non accessibili, le venivano fatti passare davanti e lei ricopiava tutte queste citazioni. E lei, in una lettera alla famiglia, Elena Blavatsky, leggo anche questo, racconta in che modo scrivesse questo libro, che è un libro enorme, fra l'altro. Quando scrivevo Iside, scrivevo così facilmente che non era un lavoro ma un piacere. Perché farmi delle lodi? Quando mi si dice di scrivere, cioè i maestri, io mi siedo, obbedisco e allora posso scrivere con la stessa facilità di qualunque soggetto: metafisica, psicologia, filosofia, religioni antiche, zoologia, scienze naturali e altro ancora. Non mi chiedo mai se sono capace di scrivere su tali argomenti, ma mi metto alla scrivania e scrivo. Perché? Perché qualcuno che sa tutto mi detta, il mio maestro, e a volte altri che ho incontrato nei miei viaggi. Vi prego di non prendermi per folle. Ve lo dico francamente, quando scrivo su un soggetto che conosco male o che non conosco affatto, è a loro che mi rivolgo e uno di loro mi ispira, cioè semplicemente mi fa copiare da manoscritti o stampe che vedo passare nell'aria davanti ai miei occhi, senza però che io perda per un solo istante la coscienza della realtà. Quindi lei rimase, se non fu una medium, nel senso che andava in trance, rimane sempre vigile, quindi è stato un soggetto, diciamo, unico nel suo genere. Questo libro è un gigantesco affresco della scienza, delle religioni, dell'occultismo. Ha molti difetti perché manca di uniformità, però ebbe un successo straordinario perché fu la prima opera che uscì di questo tipo. Allora non esistevano, lei scrisse il primo libro che trattava di tutte queste tematiche. Era veramente terra incognita, terra sconosciuta, quella nella quale lei aveva scritto. Questo libro fu esaurito in 3 giorni, la seconda edizione ugualmente andò a ruba, e quindi è un libro che ha contribuito moltissimo a diffondere le conoscenze che poi noi conosciamo attraverso la società teosofica. Il colonnello Olcott, che seguì sempre Madame Blavatsky e fu con lei fino alla morte di lei, lui le sopravvisse di parecchi anni, la guardava con un interesse straordinario, perché questa figura di donna con la quale lui ha vissuto anni e anni rimase per certi aspetti misteriosa anche per lui. Era una donna che a livello umano aveva un sacco di debolezze, mangiava smodatamente, non riuscì mai ad adottare la dieta vegetariana dei teosofi, aveva ire, furenti per qualunque cosa, però al tempo stesso, come abbiamo visto, generosissima, buona, gentile, era capricciosa, ma al stesso tempo era molto generosa con tutte le persone che si ricorrevano a lei. E produceva questi straordinari fenomeni, fedelissima fino alla morte ai suoi maestri. È stata definita, con molta ragione, la Sfinge del XX secolo. Olcott scrive, porto ancora questa citazione perché vale la pena. Dice Olcott: era facile per chi la vedeva soltanto parlare come un oracolo, scrivere profondi aforismi, interpretare la saggezza nascosta delle antiche scritture, considerarla come un angelo in terra e baciare il suolo dove passava. Per costoro lei non era un enigma, ma per me, il suo collega, il suo amico più intimo, che ha condiviso con lei i dettagli più prosaici della vita di tutti i giorni, ella è rimasta un enigma insolubile. In che misura la sua vita cosciente fosse quella di una personalità responsabile e in che misura il suo corpo fosse diretto da un'entità esterna, io non lo so. Sembra che Olcott propendesse per questa seconda ipotesi, che lei per tanti aspetti fosse guidata. Allora, sono passati 3 anni dalla fondazione della Società Teosofica, lei ha scritto il libro, la Società Teosofica si è diffusa rapidissimamente perché all'epoca c'era una grandissima fame di queste cose, il libro naturalmente arrivò in Inghilterra, il libro suscitò anche lì molto interesse, furono fondate sedi locali della Società Teosofica non solo negli Stati Uniti, ma prima in Inghilterra, poi in tutta Europa. Arriviamo al 1878, a 3 anni dalla fondazione della società. E i due fondatori ritengono giusto il momento di trasferire la società teosofica in India. Giusto che andasse in India perché i maestri vivevano in India e perché era basata questa filosofia, questa società, sull'antica saggezza orientale. Parlava di reincarnazione e karma, parlava di catene di vite, parlava del compito evolutivo dell'uomo, tutti i concetti che si ritrovano nelle filosofie orientali. Per cui decisero
di trasferirsi in India. In India la società Teosofica in questi 3 anni aveva fatto passi da gigante, parecchi indiani avevano partecipato a incontri a Londra, negli Stati Uniti, avevano portato la Teosofica anche in India, quindi quando loro arrivarono in India trovarono una società già pronta ad accoglierli, furono accolti anzi molto festosamente dalla comunità teosofica indiana e arrivarono a Calcutta e poi in un secondo momento si trasferirono a Madras, all'odierna Chennai, aiutati dai teosofi locali che gli aiutarono a trovare una sede adeguata. Questo sarebbe un lungo discorso, però vi racconto la sede attuale, che è quella che trovarono loro vicino a Madras, che si chiama Adyar, che è una, diciamo, una periferia di Madras, che è una città di 20 milioni di abitanti, una città caotica, pazzesca, mentre Adyar è un'oasi di pace. Ci sono stato 2 volte. E posso testimoniare la bellezza di questo luogo, lì c'è una natura lussureggiante. Adyar è il fiume che scorre lì e questa proprietà è delimitata dal mare, dall'oceano e dal fiume. E dentro c'è queste piantagioni di cocco, di questi famosi alberi, Banyan Tree, questi enormi ficus straordinari. È un posto veramente fantastico per viverci. Il quartier generale consiste in praticamente una specie di reggia che era di proprietà di famiglie inglesi che vivevano lì, allora l'India era la colonia britannica, e che l'avevano a un certo punto, perché era sul mare ed era abbastanza relativamente fresca. Poi quando fu creata la ferrovia, gli inglesi preferirono andare nei mesi dei monsoni, mesi pesanti, in montagna, perché c'era finalmente il treno, e abbandonarono queste case sul mare. E quindi loro, i teosofi, poterono acquisirla con una spesa relativa. E costruirono poi dentro, a questa attualmente è così, ma così era certamente anche allora, e costruirono templi per tutte le religioni. Ci sono templi per il cristianesimo, per l'islam, per il buddismo, per l'induismo, filosofia di Zoroastro, un po' lo zen, l'ebraismo, templi di tutte le religioni proprio in linea col primo principio che è fratellanza universale indipendentemente da razza, credo, eccetera, eccetera. Quindi ognuno è libero di praticare la propria religione. Quindi loro crearono questo bellissimo quartier generale, questa sede che ancora, ripeto, c'è. Io ci sono stata 2 volte perché in anni molto recenti sono stata lì per seguire la vita di Maria Montessori, che era teosofa e che visse lì 10 anni, un discorso che poi faremo in un'altra occasione, e quindi ho potuto vedere com'è e com'era, non doveva essere molto diversa da come vissero lì i fondatori, cioè Madame Blavatsky e Olcott. In India la società teosofica operò moltissimo e continua ad operare non solo a livello dottrinale, a livello culturale, di tipo filosofico, ma anche molto a livello concreto. Cioè l'India aveva all'epoca e aveva tuttora anche in tempi molto più recenti un enorme bisogno di acculturarsi e quindi i teosofi sono stati molto attenti all'educazione e hanno fondato un'infinità di scuole in India. Hanno fondato scuole e hanno fondato anche molti presidi medici, anche tuttora attivi. E quindi hanno svolto un'attività di tipo sociale, concreta, molto molto interessante che ho potuto constatare che ancora continua, che cominciò all'epoca con Madame Blavatsky e col colonnello Olcott, che con chi poi li aiutò, e continua tuttora. E furono anni di grande attività e appunto anche di grandi soddisfazioni. E Madame Blavatsky incontrò di nuovo i maestri di saggezza, e anche il colonnello Olcott ebbe modo di incontrarli, appunto personaggi viventi e che si mettevano in contatto con lui, che le ispiravano tutto questo. In India furono molto aiutati da Sinnet, che era di un inglese che viveva là, direttore di un'importante testata che si chiamava il Pioneer, e il quale appena arrivato, lui aderiva molto ai principi della teosofia, offriva ad Blavatsky le pagine del suo giornale per tutte le comunicazioni che avesse voluto fare e la sua personale amicizia. Sinnet
Simiot poi ha scritto la prima biografia di Madame Blavatsky con i ricordi diretti di lei, quindi chi si interessa a lei, io stessa l'ho consultata per la mia, chi si interessa a lei la legge, certamente, certamente interessante. Madame Blavatsky e il colonnello Olcott dissero in India 5 anni consecutivamente, fino all'82-83, creando appunto tutto questo lavoro, tutta questa rete di contatti, e allargando enormemente l'interesse per la teosofia, anche dal punto di vista degli indiani, perché c'è un discorso da fare. L'India era allora, dicevo, una colonia britannica e i missionari protestanti, erano protestanti, avevano convinto in pratica gli indiani che tutte le loro tradizioni religiose fossero fantasia. Non ravvisavano, forse non si presero neanche la briga di indagare fino in fondo. Questo è stato riconosciuto da Gandhi stesso. Gandhi, Mahatma Gandhi, conobbe, questo all'inizio del Novecento, quindi dopo la morte di Madame Blavatsky, questo per dire però il significato del suo insegnamento. Gandhi, a 20 anni, all'inizio del Novecento, andò in Inghilterra a studiare legge e disse che lì venne in contatto, l'ha raccontato nella sua autobiografia. Venne in contatto con la società teosofica, che in Inghilterra era diffusissima, e dai fratelli teosofi, così li definisce, fu indirizzato alla lettura delle grandi opere della tradizione indiana, in particolare la Bhagavad Gita. E lui disse che non l'aveva mai letta perché i missionari inglesi avevano convinto gli indiani che si trattasse di fantasie, che si trattasse di cose non meritevoli. Invece c'era una saggezza profondissima in queste opere indiane, gli aforismi di Patanjali nella Bhagavad Gita, e Gandhi stesso riconobbe di aver riscoperto la grande tradizione filosofico-religiosa indiana attraverso i teosofi, che oltre appunto a questo lavoro sociale di cui ho parlato prima, svolsero anche un grande lavoro di recupero di tutte queste opere, questi manoscritti, questi testi che erano caduti nell'oblio, li ritrovarono, li ripubblicarono, li tradussero e quindi fecero anche un lavoro culturale grandissimo al quale noi poi oggi, come ho detto all'inizio, dobbiamo molto, dobbiamo la nostra conoscenza del pensiero indiano e in seguito poi sono venuti tanti maestri e così via. Una parola sui maestri, di Madame Blavatsky. Lei affermò sempre, come ho già detto, che non si trattava di entità spirituali, ma si trattava di uomini vivi che avevano il compito di sorvegliare sull'evoluzione dell'umanità e di dare spunti positivi. Questo potrebbe sembrare una cosa molto strana, ma a mio avviso non lo è, perché allora era una cosa nuovissima. Nessuno ne parlava, nessuno sapeva, non c'erano possibilità di comunicazione se non attraverso lettere e così via, una cosa molto lunga. Ma oggi noi siamo informati della presenza di personaggi autorevoli della tradizione indiana. Per citarne uno conosciutissimo, c'è stato Babaji, c'è stato Sai Baba, sono stati Sri Yukteswar, tanti personaggi, Kriyananda. E tanti altri personaggi che sono stati maestri che li abbiamo conosciuto perché hanno portato in Occidente il portato della loro, le conoscenze della loro religione, della loro filosofia e non ci siamo meravigliati di questo. Quindi, perché siamo in un'epoca diversa. All'epoca di Madame Blavatsky, metà 800, di tutto questo non si sapeva niente. Quindi, che lei fosse venuta in contatto con personaggi di questo tipo che le infusero, le fecero notare, le fecero conoscere tutte queste conoscenze della filosofia indiana, secondo me non deve stupire più di tanto. Che poi lei sia rimasta in contatto telepatico con loro, anche quando lei viveva lontano, viveva negli Stati Uniti, è cosa che bisogna credere o non credere. Io ci credo perché le testimonianze che ho avuto occasione di leggere e il fatto che lei stessa non sarebbe stata in grado di scrivere, di fare tutto quello che ha fatto senza l'aiuto, mi fanno optare per questa possibilità. Credo anche nell'esistenza della telepatia, credo che ci sia chi la possiede a livelli altissimi e la veggenza anche, e lei certamente tutto questo possedeva. Quindi rifacendoci senza pensare a contatti medianici e così via con entità, assolutamente no, rifacendosi alle sue doti di percezione extrasensoriale, io non ho fatto fatica a credere che lei potesse avere appreso tutte queste cose attraverso contatti con questi maestri di saggezza, contatti diretti a un certo punto, soprattutto quando
andò per i suoi viaggi in India, Nepal, eccetera, e anche poi quando si trasferì in India, perché poi sappiamo che lei fece dei viaggi in Nepal, sulle montagne himalayane, che incontrò i maestri, ne parla Sinnet nella sua biografia, quindi ebbe con altri contatti, non solo lei ebbe questi contatti, anche Sinnet li ebbe, e Sinnet ricevette anche lui molti messaggi, molte lettere, arrivavano queste lettere precipitate, così le chiamavano, testi che venivano come materializzati, con informazioni, sono stati pubblicati tutti questi testi, scritti su carta speciale che si trovava solo in certe zone. E c'è tutta una serie di vicende che magari gli interessati potranno leggere più attentamente andando a leggere le biografie, non solo la mia, ma anche quelle di Sinnet e altre che sono state scritte. Quindi c'è tutta una serie di una fenomenologia straordinaria che è alla base di tutto questo e che vale la pena di essere conosciuta. D'altra parte, il movimento teosofico segnò alla metà dell'Ottocento e in avanti un elemento fondamentale di contrasto al materialismo, al marxismo e di attenzione da rivolgere anche alle potenzialità interiori e all'elemento spirituale, di grande apertura nei confronti delle filosofie orientali che oggi noi consideriamo una cosa ovvia occuparci di queste, ma all'epoca certamente non lo era, quindi un grande movimento e una cosa veramente innovativa. Poi pensiamo al personaggio di questa donna che a 17 anni prese in mano la sua vita in un'epoca in cui non usava affatto che le donne a 17 anni, non siamo mica al giorno d'oggi, che le nostre ragazze sono già aperte a tante cose, godono di tanta libertà. Loro le donne stavano in casa, c'era poco da dire. E lei invece ebbe questo coraggio, certamente fu sempre guidata e ispirata, ma ebbe questo coraggio di avventurarsi, ebbe i mezzi, perché era fortunatamente per lei, se no non avrebbe potuto farlo, nata in una famiglia cospicua, con molti mezzi, quindi ebbe sempre denaro a disposizione, possibilità di muoversi, però anche grande coraggio e certamente anche fu molto indomita, ecco, non mollò mai un momento, ebbe una vita complicata, non seguo, adesso l'ho raccontata a grandi linee, ma chi leggerà la sua vita vedrà che di difficoltà non sono mancate. Non ne mancarono neanche negli ultimi anni della sua permanenza in India, perché fu accusata di frode da dei personaggi, anche questo devo abbreviare moltissimo, da personaggi mossi dai, probabilmente dai missionari, che non vedevano di buon occhio la società teosofica che parlava di reincarnazione, concetto che evidentemente non fa parte del protestantesimo e neanche del cattolicesimo, e che quindi questi due personaggi ambigui, che erano dei servitori loro, fecero confezionare delle lettere nelle quali sembrava che Madame Blavatsky stessa scrivesse a loro di aver imbrogliato nel produrre i suoi fenomeni. E lei ne fu devastata da questa cosa, lasciò l'India e non ci tornò più, e trascorse gli ultimi anni della sua vita in Europa, prima in Germania e poi tornò a Londra, riprendendosi completamente da queste accuse che poi furono smentite completamente. Lei è uscita pulitissima in seguito, però fu un momento molto duro, una prova, lei la definì una prova, anche per controllare la fedeltà a lei dei teosofi, di vedere come la società teosofica avrebbe reagito a questo uragano che si scatenò contro di lei, perché se lei era vero, fosse stato vero che lei aveva prodotto tutta questa cosa con l'inganno e con la frode, sarebbe stato veramente un guai. Invece è stata completamente scagionata anche da perizie calligrafe, insomma, una lunga storia. E lei negli ultimi anni realizzò moltissimo, scrisse un altro libro, lo scrisse alla stessa maniera del primo, cioè con aiuti dai maestri, che si chiama La dottrina segreta, un altrettanto importante testo, e scrisse un libro semplice che io consiglio a tutti quelli che si vogliono avvicinare alla teosofia, che si chiama Le chiavi della teosofia, che è una serie di domande e risposte a domande che le venivano poste abitualmente e le risposte che lei abitualmente dava per spiegare le cose. Un libro che si legge benissimo, che è stato ripubblicato molte volte e che ti dà un'idea di quello che è la teosofia. E trascorse appunto gli ultimi anni a Londra, gli ultimi anni, lei morì presto, morì a 60 anni, e la chiamavano già da anni The Old Lady, la vecchia signora, perché era grossa, sgraziata. Aveva sempre, soffriva di idropisia, soffriva di malattie di reni, aveva sempre mangiato smodatamente, si era sempre trattata
con pochi riguardi, poi forse non era di grande salute, insomma morì a 60 anni, sembrava anni, appunto era definita la vecchia signora perché si riportava molto male questi anni. Però nonostante questo scrisse appunto questi libri, creò una rivista che si chiama Lucifer, che ancora viene stampata, e creò una sezione esoterica, cioè per i devoti, le persone che la seguivano, che lei riteneva più meritevoli di ricevere da lei personalmente un insegnamento esoterico molto più raffinato, molto più intenso, perché chiaramente non tutti siamo uguali e lei scelse le persone che dovevano seguirle. In particolare tra queste c'era anche Annie Besant, che era una donna, è stata una donna di grandissimo livello, che prima era un'attivista, una femminista, molto di sinistra per usare termini attuali, poi casualmente conobbe un libro, lesse un libro di Madame Blavatsky, ne rimase affascinata, andò a trovarla. Cambiò completamente indirizzo e da donna intelligentissima e molto abile, la giornalista com'era, l'aiutò tanto negli ultimi anni e poi ha vissuto poi tutta la sua vita all'interno della Società Teosofica. Dopo la morte di Madame Blavatsky, il presidente del capo, diciamo così, fu Olcott, colonnello Olcott, e poi quando morì Olcott nel 1907, Annie Besant resse la Società Teosofica vivendo prevalentemente in India fino agli anni 30 quando morì. Poi c'è ancora, continua la lunga storia, ma adesso non posso raccontarla tutta qui. Quindi Madame Blavatsky muore nel maggio del 91 a 60 anni nel grande cordoglio. Il suo corpo fu, muore a Londra, il suo corpo fu cremato con grande partecipazione e dopo di lei, ho accennato adesso una brevissima sintesi. La Società Teosofica cammina da sola, cammina con le persone che lei ha formato. E lei, ripeto, è un personaggio che a distanza di tanti anni, è una signora dell'Ottocento, è vissuta in pieno nell'Ottocento, ora siamo negli anni 2000, e ancora continua a suscitare interesse e curiosità e sulla sua vita si continuano a scoprire delle cose veramente interessanti, anche perché il movimento teosofico, che è continuato a vivere, vive tuttora, è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia c'è la Società Teosofica con la sede centrale a Vicenza, lavora ancora tanto, fa convegni, eccetera, eccetera. Del movimento teosofico hanno fatto parte personaggi di primissimo ordine e hanno preso le mosse, per dirla brevissimamente, dal movimento teosofico Rudolf Steiner, del quale vi parlerò la prossima puntata. Rudolf Steiner è partito anche lui dal movimento teosofico. È stato presidente della Società Teosofica tedesca per molti anni e poi ha seguito vie sue. È logico, è giusto che sia così perché chi è molto grande, chi ha molte cose da dire, non può restare per tutta la vita all'interno sulla scia di altri, quindi lui segue le sue strade. Però la partenza è quella, lui ha sempre grandissimo rispetto per la Società Teosofica e fece parte, praticamente nacque e fu educato all'interno della Società Teosofica Yuddho Krishnamurti, che lui era figlio di un teosofo indiano, fu orfano di madre, fu allevato dai teosofi all'interno di Ajar, del quartier generale di cui vi ho parlato, e rimase lì per tanti anni fino a che poi fu mandato, era anche lui destinato a un destino particolare, fu mandato a studiare in Inghilterra e poi pur rimanendo sempre molto legato ad Annie Besant, ai teosofi, eccetera, seguì anche lui strade sue. Però la partenza di questi personaggi è sempre dalla Società Teosofica. Loro. Tra gli italiani, io cito tra quelli che hanno avuto una risonanza importante e che si sono ricollegati sempre alla Società Teosofica, c'è stato lo psichiatra Roberto Assaggioli, il padre della psicosintesi, il quale teneva nel suo studio a Firenze, come io ho visto, i ritratti dei maestri, Cotumi e Maestro Moria, quelli maestri di Madame Blavatsky, e i quali hanno continuato loro a comunicare dopo la morte della Blavatsky con altre persone. E anche questo parleremo magari in una prossima occasione, e ci sono testi destinati direttamente ad Assaggioli che profuse molto del movimento teosofico nel suo pensiero, nel suo movimento, nella sua psicosintesi. E poi Maria Montessori non fa parte degli iniziati, quindi non ne parleremo in questa occasione. Abbiamo parlato di Maria Montessori in un altro programma una decina di giorni fa, quest'anno sono i 150 anni della nascita. Maria Montessori,
Si iscrisse alla Società Teosofica in Inghilterra quando aveva 29 anni, all'inizio del secolo scorso, l'era del 70, 1870, e rimase per tutta la vita, non iscritta sempre, a volte non rinnovò la tessera, ma rimase sempre in ottimi contatti con i teosofi, ai quali la univa l'interesse per l'educazione. Ho detto prima che i teosofi hanno avuto un interesse straordinario per l'educazione, fondato moltissime scuole, quindi Maria Montessori non poteva che essere d'accordo su questo e anche sui principi di base. Tra le cose scritte da Madame Blavatsky e quelle scritte da Maria Montessori non c'è una grande differenza. Madame Blavatsky le scrisse però 30 anni prima, 40 anni prima. E quindi anche questo è un elemento che va considerato e che io ho considerato scrivendo la biografia di Maria Montessori. E poi non molti sanno, io nella mia biografia l'ho raccontato, che Maria Montessori è vissuta 10 anni in India, ad Adyar, proprio all'interno del quartiere della Società Teosofica, andò che aveva 69 anni e rientrò che ne aveva quasi 80. Visse lì perché era stata invitata dai teosofi a tenere uno dei suoi corsi per insegnanti, era il 39, nell'autunno del 39. Lei andò col figlio, cominciò a tenere questi corsi, poi scoppiò la guerra e non poterono più ripartire perché come alleati del nemico, l'Inghilterra era sempre protettorato inglese, l'Italia alleata con la Germania, non poterono più ripartire. Però si sapeva che Maria Montessori aveva lasciato l'Italia, il figlio aveva lasciato l'Italia in rissa con, in ostilità con Mussolini, di cui non condividevano il militarismo, non condividevano tante cose, il razzismo, pensate lei che era teosofa e condivideva il principio della fratellanza universale al di là di sesso, razza, colore, eccetera, eccetera, figurarsi se poteva accettare la discriminazione nei confronti degli ebrei, che Mussolini accettò seguendo Hitler. Quindi loro nel 34, già nel 34 lasciarono l'Italia, si trasferirono poi in Olanda, dove che eressero la loro sede. E poi nel 39 si trasferirono in India per tenere un corso e poi non poterono più ripartire. E quando però ci rimasero ancora molto bene, ci vissero benissimo, sempre lì ad Adyar, e ci rimasero fino al 47, nel 47 rientrarono per qualche mese in Europa e poi tornarono in India fino al 49. Quindi lei in India, un discorso che si può fare in un'altra occasione, lei in India fece tantissime nuove scoperte, molto utili per il suo pensiero, per il suo metodo, per il suo insegnamento, scoperte relative alla pace, all'educazione cosmica, e qui l'India ebbe veramente un peso straordinario per lei. Quindi c'è questa lunga tradizione che parte da Madame Blavatsky e arriva fino al Montessori, un filo rosso che attraverso tanti altri personaggi che ho citato, un filo rosso che collega la nostra modernità, il nostro pensiero moderno con questa signora che è così bizzarra, così strana, ma così collegata alla spiritualità, ai maestri, agli insegnamenti allora sconosciuti, che va tenuto e che merita veramente di essere conosciuto. E concludendo, diciamo che ancora volevo, se trovo qualche cosa da leggervi. Sì, ecco, volevo leggere questo, che la Società Teosofica ha avuto in India tanti meriti, oltre a quello culturale e filosofico. Anche si è avuto modo di farsi molto apprezzare. Intanto rivalutava la tradizione indiana nei confronti, quindi agiva in senso filo-indiano nei confronti del protettorato britannico e quindi ha contribuito in questo modo a risvegliare il senso di indipendenza dell'India. E quindi è stato riconosciuto questo movimento anche dalle autorità indiane, tant'è vero che di questi concetti teosofici di fratellanza universale e superamento delle barriere sociali, razziali e religiose hanno contribuito al risveglio dell'India e quindi al suo movimento di indipendenza. Nel 1956 il presidente della Repubblica Indiana, il dottor Prasad, disse, cito ancora, «Si può affermare che fu la Società Teosofica a porre le basi dell'educazione nazionale liberale in India. Oggi che siamo liberi e possiamo liberamente forgiare il nostro avvenire, non possiamo dimenticare l'opera ammirevole compiuta dalla Società Teosofica». E questo è un grande riconoscimento perché non si tratta solo di una società che ha agito a livello filosofico e culturale, dico solo tra virgolette perché è un grandissimo contributo, ma ha agito anche a livello politico e sociale, politico nel senso buono del termine, e a livello sociale. Quindi sono parole molto significative.
Poi, venendo al campo della ricerca psichica, diciamo tra i meriti della Società Teosofica, venendo al campo della ricerca psichica, ricordiamo che Madame Blavatsky non ha mai attribuito le potenzialità psichiche sue e potenziali di tutti gli uomini all'aldilà, all'entità di trapassati, ma soltanto a se stessa e alle potenzialità che tutti possediamo. Lei non escludeva che questo potesse avvenire, che non escludeva l'esistenza della medianità, dello spiritismo, ma diceva non è mio, quello che produco io è un'altra cosa, sono potenzialità che tutti possiamo avere. Lei le aveva ad altissimi livelli, però anche tutti possono avere questo potenziale. Quindi a impostare la cosa in questi termini fu lei, perché dalla metà dell'Ottocento, con la scoperta della medianità e dello spiritismo, si tendeva ad attribuire tutto a entità di trapassati. E quindi lei ha avuto anche questo merito di razionalizzare, di modernizzare queste concezioni e di renderle agibili a tutti, facendo capire che dentro di noi esistono delle potenzialità che possono essere sviluppate. Questo senz'altro. E poi la Società Teosofica ha contribuito molto al superamento del materialismo, perché lei visse in un'epoca in cui il materialismo era molto diffuso, un'epoca in cui si stava affermando anche, stava nascendo il marxismo. E quindi l'opera di Madame Blavatsky fu importante, anche pensando che fu rivolta a un mondo che era pervaso da questi fermenti tutti contrari, per cui quello che lei fece non fu affatto facile, fu un'opera difficile. E lei ebbe veramente questo grande merito di parlare liberamente di ricerca psichica, di potenzialità interiori, di spiritualità, di tutte queste cose, in un'epoca che probabilmente non era la più adatta ad accoglierli, però lei ebbe questo grande merito. Quindi precorse i tempi in un certo senso e parlò di cose che soltanto adesso riteniamo logiche, che fanno parte ormai della coscienza nostra, però all'epoca sua certamente no. Lei sostiene sempre che la teosofia è conoscenza, qui cito da lei, e non fede, e che l'ideale morale più elevato da coltivare è il superamento dell'egoismo e il lavoro incessante per gli altri. Quindi la teosofia agisce proprio in senso fraterno. Lei diceva che bisogna vivere facendo sì che il sé divino che alberga in ognuno di noi guidi ogni pensiero e ogni azione, in ogni momento dell'esistenza. Naturalmente questo non è facile, lei stessa non era esente da difetti, aveva molti aspetti materiali, molti aspetti così molto umani, ma l'importante è fare il possibile per migliorare il proprio modo di agire ispirandolo a un alto ideale. Quindi non ti dà un alto ideale da seguire e ti dà un esempio da cogliere. Lei, con lei la teosofia, sostiene che l'anima umana proviene dall'anima universale, alla quale ritornerà dopo la morte. Nascite e morti sono regolate dalla grande legge del karma, la legge di causa ed effetto, che fa sì che nulla resti senza risultato e restituisce ad ognuno la piena responsabilità delle proprie azioni, prima e dopo la vita. La teosofia traccia un cammino infinito per l'anima che opera per il proprio perfezionamento. E in questo cammino è aiutata dai maestri, il cui compito è imprimere una spinta evolutiva all'umanità. Ecco, questo è il nucleo fondamentale dell'insegnamento teosofico, cioè la vita, questa vita deve essere utilizzata per crescere, per evolversi, l'evoluzione continua anche dopo, loro parlano di una catena ininterrotta prima e dopo, e i maestri, che sarebbero personalità realizzate che avrebbero già esperito tutte le possibilità della vita terrena, non avrebbero più necessità di tornare, restano invece o ritornano per imprimere all'umanità una svolta positiva. E questi sono i grandi maestri, non solo orientali, ma i grandi santi, i grandi mistici, le grandi personalità che hanno dato degli spunti positivi all'umanità in tutti i campi, da quello spirituale a quello scientifico, quello psicologico, umano, concreto e così via. Ecco, io spero con questa rapida lezione di avervi dato un'idea di questo personaggio che è stata Madame Blavatsky. Vi ricordo questo mio libro, Elena Petrovna Blavatsky del Mediterraneo, è stato uscito qualche anno fa, ma lo potete ancora trovare via Amazon,
o con i vari mezzi oggi a disposizione, per raccontare tutta la vita della Blavatsky e anche il significato del suo movimento, del suo insegnamento e quello che è venuto dopo, accennato a quello che è venuto dopo, cioè questi personaggi, Steiner e Krishnamurti, l'impulso, qualcosina su Maria Montessori e Assagioli, ai quali ho dedicato studi a parte. E così spero che anche questa lezione vi abbia interessato e che contribuisca a fare conoscere personaggi che in qualche modo è bene ricordare perché ci hanno dato tanti spunti positivi. Grazie a tutti, buonasera e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.